Oggi è un video un po' particolare all'interno del mio canale perché voglio mostrarvi i passaggi per la creazione della conserva di pomodori che tradizionalmente un po' tutte le famiglie al sud, soprattutto nelle zone fuori città, realizzano una volta all'anno quando più o meno verso la seconda metà di agosto arrivano i pomodori, quelli appositamente fatti per le conserve. Quando ero piccolo era sempre una festa e aiutavo spesso a inserire magari il sugo all'interno delle bottiglie oppure anche a chiuderle. Mia sorella invece spesso era detta alla macinatura. Oggi chi invece si è un pochino più anziani si usano i classici frullatori invece di quei macinini che in realtà erano in grado di estrarre il succo da una parte e dall'altra buttare via tutti i residui che non andavano e che però spesso venivano nuovamente rimacinati. Poi una volta riempite le bottiglie si andavano a chiudere e in questo caso non è cambiato praticamente niente con i due attrezzi, le due macchine del male quasi potremmo dire, con cui vengono tappate le bottiglie. Ovviamente ci sono anche i vasetti e quelli bisogna farli a mano. E poi alla fine l'ultima operazione, quella di bollitura delle bottiglie, che così sono pronte per essere conservate ed essere consumate nel corso dell'anno o degli anni successivi. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi questi un po' così strani che ogni tanto arrivano sul canale. Saluti tutti!